seconda edizione di Festivalori, il festival dedicato alla finanza etica e all'economia sostenibile. Tre giorni di eventi e quest'anno sono stati particolarmente partecipati, particolarmente ricchi di spunti e di contenuti. Occorre indirizzare le risorse verso beni comuni e certamente non verso la produzione di armi o verso la produzione di energie che inquinano il mondo. Questo è uno dei presupposti per combattere veramente i profitti della criminalità organizzata. La finanza, per essere inclusiva ed essere strumento di empowerment, di sviluppo e di inclusione reale, sociale, economica, finanziaria, deve includere la pluralità dei generi. È necessario un cambiamento, è necessario un cambiamento di modello, non solo di linguaggio, ma partiamo da qui. La finanza etica, sostantivo femminile, può fare la differenza. L'Unione Europea ha avviato già nel 2019 una serie di misure legislative che sono conosciute come finanza sostenibile. Le nostre richieste sono di rafforzare e accelerare questo percorso. Pratichiamo ovunque le alternative, sappiamo quali sono le alternative, perché abbiamo le proposte per realizzare il cambiamento, abbiamo capito dove abbiamo sbagliato negli anni passati, sappiamo cosa dovremmo fare. Il tema delicato è quello dei rapporti di forza. Ma se mi si chiede è possibile, dico sì, è possibile. La quantità di denaro che circola nel mondo della finanza è talmente elevata che nessun governo riuscirebbe mai a sopperire, mai a contrastare quello che il mondo della finanza decide di fare. L'unica cosa che possiamo fare è cercare di incidere attraverso regole e attraverso anche moral suasion nei confronti del mondo della finanza affinché quei capitali non vengano più concessi a questi settori che sono nefasti per il genere umano nel suo complesso.